Parole di saggezza, benvenuti a tutti, siamo molto contenti e ci dispiace tanto che questa è l'ultima volta, per cui vi chiediamo di accompagnarci, darci forza e stare con noi oggi. Il tema è il tema della casa e della pace e il progetto è Pillole di saggezza che ha l'obiettivo di creare un dialogo fra generazioni e dove ognuno ha il suo spazio, ognuno ha il suo posto e soprattutto le nostre orecchie sono ben aperte per ascoltare e imparare. Oggi abbiamo con noi una giornalista che è Sofia Lima, le due sagge Giovanna Covi e Lisa Marchi dell'Università di Trento. E il progetto è promosso dall'Associazione Tremembè in collaborazione col Forum della Pace e dei Diritti Umani, il Circolo Pensionati Anziani, la Fondazione De Marchi e il collettivo Acomà. Per un saluto iniziale passo la parola ad Armando Stefani dell'Associazione Tremembè e poi passiamo all'intervista. Armando, ti chiedo di attivare il microfono cortesemente. Grazie Giovanna, grazie Stefania, che in questa occasione si chiama Webinar Fondazione Caritro. Va bene. No, solamente per le persone che magari non per la prima volta sentono questo nome di Associazione Tremembè, proprio due parole velocissime per ricordare che esistiamo da circa 20 anni. Anzi, qualche anno in più, a dire la verità, perché siamo già insomma, ufficialmente ci costituiamo nel 99, ma era già qualche anno, insomma, che lavoravamo sotto traccia. E è un'associazione che si occupa principalmente di tematiche internazionali. Noi siamo dentro il settore della cooperazione internazionale, che come sapete in questi ultimi 2 anni in Trentino è stata un po' azzoppata da alcune scelte politiche, però, come dire, cerchiamo sul nostro territorio, insomma, di non perderci, perché peraltro questo è un momento non facile, questo per nessuna associazione di tipo culturale, sociale. Questi sono momenti un po' difficili perché, appunto, mancando l'occasione dell'incontro, tutto un po' diventa più complicato. Però, insomma, ecco, questo è un esempio di come tentiamo di, appunto, resistere, di offrire qualche spunto appunto, di pensiero e non solo, anche qualche azione, riusciamo anche in questi ultimi tempi a proporla. Ecco, chi poi desidera approfondire, insomma, esiste un sito web, esiste, insomma, ci sono tanti canali attraverso i quali, anche Facebook naturalmente, attraverso i quali chi desiderasse capire meglio e magari dare anche, che ne so, accompagnarci in questo percorso che non consideriamo, come dire, che assolutamente terminato, anzi noi pensiamo di essere nel mezzo del cammino e quindi buon lavoro, grazie Stefania e ripasso la parola, immagino, alla nostra Sofia che co ci condurrà lungo questa serata. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie. Prima di iniziare vorrei informare il pubblico che è possibile scrivere le domande nella chat e poi verranno considerate a fine dell'intervista. Oggi è il 26 novembre e ieri in tutto il mondo ci siamo fermati per ricordare la giornata internazionale della violenza di genere. Questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi due grandi donne, Giovanna Covi e Lisa Marchi. Giovanna Covi è docente di letterature angloamericane e studi di genere all'Università di Trento. Concentra la propria ricerca su opere scritte da donne che appartengono alla diaspora africana negli Stati Uniti e nei Caraibi. Giovanna, vuoi fare un saluto? Un saluto a Tremembè e a tutte le associazioni che resistono
alla nostra voglia di restare comunità, di parlare insieme nonostante le divisioni che dobbiamo rispettare per uscire da questo tunnel. E io credo che basti così. Oggi in una parte del mondo è la giornata del ringraziamento. A me fa molta tristezza che in questo paese dagli Stati Uniti si importino sempre le cose peggiori. Abbiamo importato Black Friday e ci siamo dimenticati che una giornata dedicata a dire grazie è una giornata importante, ci vorrebbe in tutti i paesi, tutti gli anni. Per cui grazie, 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 grazie Sofia, con cui non vedo l'ora di incominciare la conversazione. Bene. Lisa Marchi è docente all'Università di Trento. È stata impegnata per diversi anni a Rovereto come insegnante nei corsi di alfabetizzazione per minori non accompagnati, adulti stranieri e rifugiati. Lisa, vuoi fare un saluto? Un saluto a tutti e a tutte e grazie per essere qui con voi. Sono curiosa di vedere come si svilupperà la nostra serata. Grazie. Io sono Sofia Lima, ho 17 anni e frequento il quarto anno di liceo linguistico presso il liceo Bertrand Russell a Cris. Sono nata nella metropoli di San Paolo, in Brasile, ma all'età di 5 anni mi sono trasferita a Denno, un piccolo paesino della Val di Non, legato da generazioni alla mia famiglia materna. Avendo traslocato un paio di volte, la tematica di questo incontro mi sta molto a cuore. Infatti, per prepararmi all'evento di questa serata, ho riflettuto su quello che per me significano casa e pace. Cos'è per me casa? Casa è cultura. Quando apro la porta, entro nella mia abitazione, ritorno in qualche modo a ciò che mi lega alla mia entità e alle mie abitudini. Casa è tempo. Tempo da dedicare a me stessa, ai miei interessi, tempo da dedicare alla mia famiglia e alle nostre tradizioni. Casa è poesia. È un insieme di vari pensieri che formano frasi, parole e testi da poter raccontare. Casa è organizzazione, ma in qualche modo casa è anche caos. Casa armonia, è un bellissimo sentimento che provo quando sto bene con le persone con cui vivo. Casa è spazio di conforto e di riparo. Quante volte ci è capitato di trovarci al sicuro dopo aver chiuso la porta alle nostre spalle e aver sentito il profumo della nostra abitazione? Casa è silenzio, è un posto in cui posso manifestare le mie emozioni senza paura di essere giudicata. A casa mi trovo come ci si trova quando si sta in cima a una collina. Si è fatto tanta fatica a salire, ma una volta arrivati in cima la vista è fantastica. Un po' come quando dopo una lunga giornata stancante e faticosa apriamo finalmente le porte della nostra dimora e apprezziamo ogni singolo dettaglio. Ora passiamo alle domande che ho preparato per voi. Magari per facilitare la cosa, Giovanna, se puoi iniziare prima tu a rispondere. Allora, in questi ultimi mesi abbiamo dovuto passare molto tempo in casa per via dell'emergenza sanitaria in corso. Come possiamo riuscire a trovare un equilibrio nella nostra abitazione per vivere in pace con noi stessi e con la nostra famiglia o con i nostri coinquilini? Non lo so, prima di tutto, per tutti, posso dire come può essere per me e voglio partire dalle belle parole che hai voluto condividere, Sofia, perché sapere con chi si parla è già un sentirsi a casa. Tu hai incominciato spiegandoci che cos'è casa per te. E io credo che sia davvero importante che tutti riconosciamo che in fondo casa è quella regione sicura dove siamo nati o dove siamo cresciuti nei primi anni, che comunque ci portiamo sempre dietro. San Paolo ci sarà sempre in qualche modo nelle tue case. Però appunto casa sarebbe bene tenerla aperta come un po' tutti i concetti, perché altrimenti ci imprigionano. Persino la parola amore ci può imprigionare se non la teniamo aperta a definizioni contingenti, contestuali, no? Capire chi ama chi e dove, cosa perché. e se chi ama è stupido oppure intelligente, è importante capirlo questo, no? Capisci? Ecco, quindi sì, l'equilibrio di cui parlavi te sicuramente mette il dito su quella che è la cosa più importante di questo concetto, un concetto che
Certo che è un luogo, casa. Per te è San Paolo e Denno, giusto? Ho sbagliato paese? Denno? Denno. Per te è San Paolo e Denno. Per tutti noi saranno altri 2, 3, 20, 40 posti, però soprattutto casa è un'idea. Perché io posso essere a casa mia, ma non sentirmi a casa. Sentirsi bene, tu dicevi, in un luogo del silenzio dove posso portare la poesia. Ecco, mi fermo un attimo a dire che cos'è per me portare la poesia. Portare la poesia nel mio pensare è interrogarmi su come sarebbero le cose se fossero diversamente. Perché non tutte le cose che mi stanno intorno, che devo vivere, mi vanno bene. Non mi sento a casa in tutti gli spazi della vita che devo percorrere, perché il mondo non è sempre ospitale. Quindi la poesia mi dà la possibilità di illuminare un posto, il faro, come quello che il Gigi ha messo per la Flavia, un faro che mi faccia vedere una immaginazione di un altrimenti. Di un essere in modo diverso. L'equilibrio quindi è la definizione di vita, una vita vissuta con tutta la sua temporalità, con il nostro correre dietro alle cose, la nostra volontà di cambiare. Non può essere una cosa che è, deve essere sempre una cosa in divenire e quindi sempre in equilibrio. Certo che c'è stato stretto stare a casa perché. E lo è ancora per un bel po' di mesi, stare a casa, stare attenti per questi mesi, ma le condizioni sono queste, la pandemia c'è, gli strumenti per combatterla li conosciamo e comprendono anche uno stare a casa quando si vorrebbe stare altrove. Quindi quello che ci sta stretto è la costrizione, la non libertà. Non è l'essere a casa dove, come tu dicevi, ci si può trovare invece magnificamente, no? Ecco, questo chiaramente è una condizione privilegiata. Privilegiata prima di tutto perché stiamo parlando tra persone che una casa ce l'hanno, perché molti non possono stare a casa neanche in lockdown perché la casa non ce l'hanno. Privilegiata perché voglio immaginare che sto parlando con persone che a casa non subiscono violenza. Se a casa ci sei rinchiusa e la casa è quello che purtroppo le statistiche della giornata di ieri, che tu giustamente hai ricordato, ci ricordano ogni anno, il luogo più pericoloso per qualsiasi donna nel mondo. Allora sì, dobbiamo interrogarci su come, quando parliamo di casa, di solito evitiamo di presentare la complessità delle cose. È un vizio che abbiamo rispetto a tante tematiche, no? È comodo dire l'amore è bello, l'amore non è sempre bello, qualche volta tanto no. È tanto comodo dire home sweet home. Però non è sempre così. Bisogna vedere qual è il contesto, che cosa vuol dire casa, se ci si sente a casa, se la casa diventa una prigione, non vuol più dire casa, diventa una specie di icona dalla quale dobbiamo guardarci. E forse un'altra cosa, ma credo di aver preso già troppo tempo, che mi sembra cruciale perché davvero la tua domanda è enorme, magnifica, è importantissima. Il sentirsi a casa vuol dire aver capito chi siamo e stare abbastanza bene con chi siamo. Famosa questione dell'identità. Ecco, quindi se noi sciogliamo il concetto di casa in tutta la sua complessità, luogo da una parte, ma anche idea, un essere, ma anche un sentirsi, allora capiamo che
l'identità non è semplicemente chi sono, ma chi sono e dove sono e quando sono. E quindi è in continuo divenire. Grazie mille. Sono sicura. Sì, anch'io parlo a partire dalla mia esperienza personale a questo punto. Durante, penso, la tua domanda mi ha fatto pensare appunto ai mesi del lockdown. Quindi erano mesi in cui trovare un equilibrio era un esercizio abbastanza complicato. Io l'ho trovato con fatica, cercando di sempre negoziare tra due cose. Uno, l'avere i miei spazi, e l'altro, il fare cose insieme. E per me sono importanti entrambi queste cose, e non solo adesso. Penso a una delle esperienze più belle che ho vissuto, i miei anni di studio a Trieste, all'università. In un anno in particolare avevo una casa condivisa con altri studenti Erasmus, e la nostra casa era sì la nostra casa, ma in realtà era come fosse un ostello sempre aperto. Quindi anche in quel caso c'era questa bilancia, questo equilibrio da dover trovare tra l'avere i propri spazi e fare cose insieme. Poi per me è importante che in una casa ci sia un po' di vita, musica. La musica mi aiuta molto in questo senso, e abbastanza grande perché io possa muovermi, possa praticare un po' di yoga, perché no, anche perché ci sia una parte un po' spirituale, magari accendere un incenso. Quindi sì, devono essere un po' tutte queste cose messe insieme. E qui allora poi si riesce a trovare un po' di equilibrio, credo. Grazie mille. Passiamo alla seconda domanda. Quando pensiamo alla casa, la colleghiamo subito alla donna e al suo ruolo di responsabilità, di cura e di protezione. A me questa idea sta un po' stretta. Come potremmo promuovere la parità tra uomo e donna nella comunità? Non so chi vuole iniziare. Inizio io allora a questo punto, botta risposta. Ma anche qui nella comunità io partirei innanzitutto dalla casa, di nuovo. Cioè dal piccolo, proprio il cerchio più piccolo, fare cose insieme, nipoti e zie, compagni e compagne, mariti e mogli. Questo è un buon antidoto, secondo me, per iniziare a vivere in equità. E poi nella comunità io do grande peso personalmente. Penso che l'aspetto più complicato sia sensibilizzare gli uomini su questo punto, almeno dall'esperienza che ho avuto nelle scuole superiori, soprattutto quando c'è una classe con grande predominanza di uomini. Sembra sempre che la violenza di genere sia un problema delle donne, che non li riguardi sostanzialmente. Però negli ultimi anni sono stati fatti dei progressi, quindi insomma anche qua ci vuole l'equilibrio, credo, tra il rafforzare il senso di sé delle donne e nello stesso tempo sensibilizzare la componente maschile su questo tema, che è un tema che riguarda sia l'uno che l'altro. Grazie mille. Sì, mi verrebbe posso aggiungere o Sofia? Certo, sì. Mi verrebbe da, non da aggiungere, ma insomma quello che è venuto in mente a me è il tuo accento su equilibrio. Portiamolo anche su questa seconda domanda. È sempre importante tenere in equilibrio le cose, perché è vero che non dobbiamo costruire muri tra i confini,
Dobbiamo costruire ponti. Costruire ponti vuol dire che le differenze restano. Costruiamo ponti tra una differenza e un'altra. Non è che le dobbiamo abbattere per poter stare un po' di qua, un po' di là, per poterci arricchire. Ecco, qui è un po' la stessa cosa, secondo me. Tu hai ragione a dire l'idea di cura mi sta stretta. Così come è stata semplificata, trivializzata, proprio resa abbruttita da questa idea che la cura è una roba da donne e la cura si fa in casa. Ecco, stiamo parlando di casa? Apriamo le porte. La cura deve essere dentro e fuori casa parimenti, in una società civile. Deve entrare anche nel nostro pensiero, deve essere non soltanto economia e politica, ma anche filosofia. In che senso dico che deve essere anche filosofia? Proprio per liberare l'idea di cura dal suo vincolo a le donne la sanno far meglio. No, la tradizione culturale, patriarcale che abbiamo ereditato aveva relegato le donne in casa dove non c'era alternativa al prendersi cura di bambini e vecchi perché c'erano le donne che lo facevano. Ma questo non vuol dire che sia una qualità, una modalità femminile. La tradizione ce l'ha restituita come modalità femminile, ma è una delle due modalità del nostro stare al mondo. Una è quella che chiamiamo logico-deduttiva. Mi sembra che l'abbiamo sconfitta questo mito. Che la logica, l'analisi, la deduzione sono compito di maschi, perché ormai abbiamo più ragazze brave a scuola, più donne che si laureano con voti migliori, per cui abbiamo capito che quello che si chiamava maschile non è più maschile, sono due modalità, una empatica, relazionale, se volete addirittura narrativa. Del raccontarsi storie, che è quella della cura. L'altra logica deduttiva, che pure ci serve il ragionamento. Ecco, liberiamoli dalla casa e liberiamoli da questo dualità, binarismo, opposizione tra maschile e femminile, perché tanto siamo tutti un po' maschili, un po' femminili, sia gli uomini che le donne. Grazie mille. Durante la quarantena sono aumentate le domande di richiesta d'aiuto di donne vittime di violenza domestica. È diventato ancora più complicato trovare una soluzione. Potreste consigliarci qualche lettura o raccontarci storie di donne che hanno superato situazioni di violenza? Allora, Vai tu, Giovanna. preferivi andare tu? Ok. Allora, io ti dico che sento un po' di disagio al prendere le storie di testimonianze e a metterle sul palcoscenico. Perché credo che se vogliamo provare a contrastare questa piaga brutale della nostra civiltà, che è la violenza dentro le mura di casa, la violenza perpetrata da chi dice che ti ama e che può addirittura arrivare ad ucciderti, dobbiamo fare molto di più di sconfiggere gli stereotipi, come si usa dire, ormai è diventata una frase fatta della politica anche quella. Certo che dobbiamo sconfiggere gli stereotipi a tutto campo, se però non cambiamo il paradigma che questi stereotipi li nutre, continueranno a riprodursi, staranno tanto bene, perché noi abitiamo, ricordiamocelo, una cultura che è molto ospitale alla violenza maschile contro le donne, alla violenza domestica, alla violenza di genere. Ci sta bene la violenza dentro la nostra cultura, proprio perché abitiamo anche una cultura e un momento storico nel quale le guerre nel mondo continuano solo a moltiplicarsi. Magari non le chiamiamo più guerre,
qualcuna di queste, però è la stessa cosa. Cioè abitiamo in un mondo violento e pensiamo secondo un paradigma che nutre la violenza. Allora dobbiamo cercare di uscire da lì. Quindi il mio disagio di fronte a dire prendo storie di donne che per fare il primo passo si raccontano pubblicamente, rompono il silenzio, è un passo importante, io credo, per loro. Però vorrei stare attenta a non metterle io sul palcoscenico, capisci? Allora mi viene da citare invece un'altra esperienza, che è quella di Eve Ensler. Forse l'hai sentita nominare, questa donna ormai ha superato i 50 anni, è abbastanza nota nel mondo perché è quella che ha lanciato anche il movimento One Billion Rising, che ogni 14 febbraio si trova in piazza a ballare per rompere il silenzio contro la violenza. È l'autrice dei famosi, direi, perché ormai sono stati recitati da più attrici anche in Italia, monologhi della vagina. Quindi forse questo. Lei ha scritto un libro di recente che si intitola La scusa. E lei è una persona che ha subito violenza in casa da piccola. Il criminale era il papà. E da allora ha speso la vita a combattere contro queste forme di violenza che non si. Sia il papà sia il partner sono simili, sono crimini molto simili. E lei a questo punto, il padre ormai è sepolto, non c'è più, e lei non è mai riuscita ad ottenere da suo padre le scuse per quello che le aveva fatto quando era piccola. E allora ha detto, io adesso lo devo scrivere. Ha scritto un romanzo con la voce di suo padre, immaginandosi che questo uomo maledetto arrivasse a chiederle scusa. Ecco, io questa credo che sia una testimonianza più importante, perché ci fa vedere come dobbiamo cambiare tutte le narrazioni. Non possiamo soltanto dire alle donne dovete rompere il silenzio, alle donne che sono imprigionate in casa dovete trovare il coraggio di denunciare. Denunciare è difficilissimo. È difficilissimo, la maggior parte delle donne che subiscono violenza alla fine decidono di non denunciare, perché abbiamo ancora davanti un percorso pieno di insidie. Quindi accanto alla testimonianza di colei che ha subito la violenza, dobbiamo sforzarci di mettere la testimonianza di colui che l'ha perpetrata, incominciare a raccoglierle, incominciare a vedere che cosa stanno raccogliendo i centri per il recupero dei maltrattanti, che non vuol dire alternativa alla giusta punizione. Sta gente deve andare in carcere e scontare la pena fino in fondo, però la nostra società dovrebbe provare a recuperarli in qualche modo, incominciare a raccogliere le parole anche di queste menti, chiamiamole pure perverse, insomma, perché è chiaro che chi ammazza la moglie non è andato dallo psicanalista perché non si era reso conto di avere un problema. E terzo punto, la terza narrazione che dobbiamo intrecciare con queste, in modo da avere di nuovo l'equilibrio tra storie diverse, che dobbiamo cercare di far dialogare tra loro, è la storia di tutti coloro che si sorprendono. Oh mamma mia, ma era una persona tanto per bene. Ma non è possibile che questo crimine sia successo sul mio pianerottolo. Lo conoscevo, era un bravo uomo. Portava sempre i soldi a casa. Aveva mantenuto il suo lavoro tutta la vita. Bene, questa sorpresa è il sintomo che la nostra cultura tutta va cambiata. Perché finché noi ci sorprendiamo, vuol dire che sosteniamo una cultura in cui questo crimine è possibile. Lo so che non ti ho risposto. Vabbè, non è così, veramente.
Io aggiungo semplicemente forse due testi letterari, anzi tre direi a questo punto, due dei quali me li ha fatti conoscere Giovanna. Uno è il memoir di Maya Angelou, che in italiano si intitola Io so perché canta l'uccello in gabbia. E questa è una storia di violenza subita da bambina, però diciamo così trasformata, perché Maya Angelou comunque è prima di tutto una poeta, quindi c'è una revisione poetica anche di questo evento così drammatico. E l'altra poesia è quella di June Jordan, non so se è stata tradotta in italiano, Poem About My Rights, o qual è il titolo corretto, è questo, la poesia sui miei diritti, potrebbe essere tradotta in questo modo. Quindi sono due scrittrici afroamericane, a cui aggiungerei questa raccolta intitolata Anime Scalze, della poeta siriana che però vive in Francia, Maram El Masri, che è una raccolta di poesie trilingue molto brevi. In realtà non sono delle vere e proprie poesie, quanto più una sorta di identikit o di ritratto che questa poeta fa delle donne, ma anche delle bambine e dei bambini che hanno subito, che hanno assistito alla violenza, proprio per farci prendere consapevolezza del fatto che la violenza può toccare chiunque. E quindi da questi identikit questo si capisce molto bene, perché i nomi sono sia nomi francesi che stranieri, l'età è molto varia, il lavoro che queste donne fanno, anche questo, è molto, molto, molto diverso per una donna rispetto ad un'altra donna. Quindi direi che questi sono i tre testi, se vogliamo parlare di testi, che potrebbero iniziare a farci un po' ragionare su questo tema così, così ampio. Grazie mille. Allora, io prima vi ho elencato le cose che per me sono la casa, diciamo, anche se avrei dovuto dirne molte di più. Ma che cos'è questa casa? È soltanto una struttura oppure è più un sentimento, un'esperienza, anche pensando alla letteratura di migrazione? Sapresti dirci qualcosa a riguardo? Parto io a questo punto. Per me la casa è innanzitutto sentimento, nel senso sentirsi bene. Quindi questo non vuol dire che questo sentimento dell'armonia che tu citavi prima, dello star bene, lo provo a un determinato indirizzo. Mi è capitato per esempio di provarlo a Beirut. Quindi questa città così, che i media ci fanno vedere così drammaticamente esplosiva, per me è sempre stata casa, ogni volta che ci vado è casa. Quindi casa secondo me è proprio un senso di armonia con se stessi, prima di tutto direi, e con gli altri. E quindi la casa la puoi trovare dappertutto. Per quanto riguarda la letteratura della migrazione, qui le cose si complicano un po', nel senso che anche qua il concetto di casa secondo me è molto variegato. È dato dalle relazioni, quindi possono essere delle relazioni che ti danno un senso di casa. Penso ad esempio ad un romanzo di uno scrittore che vive in Canada, che il protagonista è un migrante appena arrivato in Nord America, e per lui casa è la relazione che riesce a instaurare o con altre persone che hanno vissuto la sua esperienza o con la persona amata.
Molto spesso chi si è lasciato una casa alle spalle forse è più propenso ad essere cosmopolita, quindi a sentirsi a casa in altri posti. Questo mi verrebbe da dire in un primo momento. Quindi sì. Sì, sì, Lisa, a me è sempre piaciuta una scrittrice del primo Novecento statunitense che si chiama Gertrude Stein, che lei diceva: una casa, non mi serve una casa, quello che mi serve sono radici portatili. Il pericolo dell'idea di casa è proprio quella che poi pensiamo alla casa come quella radice unica che dà un'origine unica al nostro stare al mondo. E questo diventa un pochino una prigione o diventa una rampa di lancio di prevaricazioni su chi magari un'origine privilegiata come la nostra non ce l'ha, no? Quindi l'idea proprio di dire casa non è semplicemente un luogo, è soprattutto un'idea, ed è l'idea che mi faccio io del sentirmi a casa, ci lascia prima di tutto vedere e capire come chiunque, anche chi è sempre stato a casa sua, non occorre tirare in ballo chi emigra, ha sempre avuto almeno l'idea di due case, perché chi è nella fascia d'età di Sofia, io mi immagino, sia una persona che incomincia ad immaginarsi un posto tutto suo, più libero, dove stare con i suoi coetanei, perché ora piano piano di dire la casa, quella che mi dà tutta questa felicità e questa sicurezza, è comunque la casa dei genitori. Quindi chiunque cresca ad un certo punto si fa i conti con il fatto che nella vita siano almeno due case. Certo, nel caso in cui si emigri per volontà o per necessità, le case diventano subito due. O possono diventare tre o quattro per interesse. Io credo che se faccio i conti degli anni tanti ormai della mia vita, casa mia è l'Italia tanto quanto gli Stati Uniti, per interesse inizialmente di studio professionale, poi è diventato di vita. E quindi sono due, prima vi ho parlato del giorno del ringhiazzamento, perché oggi toccherebbe il tacchino, essendo a casa in più di due, non si può fare perché in due sarebbe uno spreco. però è questo, io credo che sia abbastanza importante proprio aprire anche questo concetto, non tenerlo chiuso, se lo teniamo aperto, all'idea che tutti hanno più case, allora anche la nostra identità è più libera. Non so se, forse mi sono persa, però possibile. Casomai mi riprendo dopo. Va bene, grazie mille, veramente. Stefania ha scritto, appunto, prima di farvi l'ultima domanda controllerei se ci sono domande dal pubblico, e Stefania ha chiesto una domanda per le sagge: che domande fareste ai giovani e alla nuova generazione? Prima di tutto di non chiamarci sagge, perché l'età non è garanzia di saggezza. Io sicuramente ho un grandissimo desiderio di sentire da chi ha la vita davanti che in qualche modo sa trovare la forza di
combattere, di cambiare questo mondo bislacco, di provare, anche se sembra ormai una cosa disperata, a salvare il pianeta su cui, un pianeta su cui possa vivere l'umanità. Io questa è una domanda che mi sento di rivolgere a chiunque abbia una vita davanti. La mia piccola parte la farò finché sto qua, ma ormai va di poco. Io chiederei che cosa li appassiona, perché penso che avere una passione sia veramente la cosa che ti salva in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Quindi chiederei e mi augurerei che ognuno di voi fosse in grado di rispondere a questa domanda. Insomma, che cosa ti appassiona? Ho visto che Andrea ha subito sorriso quando abbiamo parlato di passioni, vero? Perché Andrea con noi è un giornalista che aveva partecipato alle trasmissioni anteriori e lui aveva creato proprio le sue domande sul tema della passione. Andrea, se vuoi fare un commento, sei libero di farlo. Mi è piaciuto molto come Sofia hai fatto le domande, come hai saputo ben argomentare e come anche Giovanna e Lisa hanno risposto e mi trovo molto d'accordo con le vostre opinioni e sono molto interessato a quello che fate. Mi è piaciuto anche molto come avete argomentato. E non ci vuoi dire qual è la tua passione o le tue passioni? La mia passione è disegnare. E mi piace anche, soprattutto mi piace disegnare vestiti. Bello. Bello. Bellissimo. Ormai ci vuole creatività nel mondo. Passo all'ultima domanda allora. Per lasciarci, potreste dedicarci una poesia corta, se ve la siete preparata o qualcosa che vi viene in mente? Allora, vado io, Lisa. Mm-hmm. Questa domanda ce l'avevi anticipata e abbiamo detto mamma mia, e poi ci siamo perse nel mare delle nostre poesie che sono tante lunghe, tante non parlavano di quello di cui volevamo parlare. A me ne era venuta in mente una di una poeta nativa americana, Joy Harjo, che praticamente ci spiega come si vede il mondo, come si capisce il nostro stare al mondo, se la casa viene immaginata e concepita come la terra rossa su cui pestiamo i piedi. Pensate alle danze dei nativi americani. Quella è stata così l'immagine che mi è venuta, però è un pochino lunga e non ci stava. Ne improvviso una qui, se posso, perché è brevissima. La nostra conversazione. A me è piaciuto tanto questo tenerci in equilibrio. Te l'ho già detto 3 volte, mi ripeto, perché sono veciotta e si fa così. È importantissimo questo fare le giocoliere per stare al mondo. È importantissimo tenersi sempre sul filo, perché dà un significato alla nostra vita e dà un significato anche al titolo che ci fa trovare insieme questa sera, che è Casa e Pace. Pace non è quella roba che si fa da sola per conto suo, automaticamente, soltanto laddove non c'è la guerra. Sarebbe troppo facile, troppo comodo se fosse così. La dobbiamo fare attraverso una pratica, e questo l'ho imparato da Lila Gandhi, che ce l'ha spiegato proprio parlando di violenza di genere insieme a noi a più riprese. Bisogna farla
attraverso la pratica della non violenza. E la pratica della non violenza è prima di tutto un dare un valore al dire di no. La disobbedienza diventa un valore, perché bisogna sempre dire di no al potere quando ci prevarica. E poi è ambire al diventare di meno, non di più. Questo è un ribaltamento assolutamente rivoluzionario della nostra idea di progresso. Pensate, no? La nostra modernità, il progresso, bisogna sempre avere di più, sempre diventare meglio. No, lei dice, se proviamo tutti ad aspirare a diventare di meno, è più facile poi creare comunità, collettività e quindi far sì che la non violenza, in quanto azione materiale, sia possibile, perché è l'unico modo agire la non violenza per creare un contesto in cui la violenza diventa impossibile. Ecco, rispetto a questo equilibrio, condivido una poesia di un poeta della generazione Beat che aveva accompagnato la mia infanzia, gioventù, che si chiama Robert Creeley e si intitola Tre. E riesco a dirla a memoria perché è talmente breve e fa così. 1 più 1, 2, 3. Vedi che abbiamo rotto l'1 più 1 fa 2. 1 più 1, 2, 3. E però il ritmo è già 4. Siamo usciti dagli schemi, abbiamo fatto una rivoluzione culturale. Anch'io ho trovato una poesia brevissima, ho fatto il mio compito. E, stranamente è una poesia di Walt Whitman, che normalmente scrive cose lunghissime. Ed è una poesia, non lo so, me lo direte voi che poesia è, però un po' particolare, molto semplice, molto silenziosa. Vediamo. Secondo, che la recupero. Qua. Fra i rumori della folla. Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano. Forse nemmeno una parola. Bellissima. Vedo che è arrivata un'altra domanda. Allora, il fatto che in questi anni il numero di matrimoni stanno diminuendo può significare che nei prossimi anni possiamo aspettarci meno violenze casalinghe? Ho paura di no, perché tanti, tanti di questi criminali non sono legalmente sposati. Sono quelli che se la prendono con l'ex compagna, fidanzata. No, non so, non conosco il futuro, ma ho paura che non sia quello. Per aspettarci una diminuzione di questo crimine, dobbiamo lavorare quotidianamente, incessantemente, sull'idea di rapporti, relazioni, di educazione sentimentale, su che cosa vogliamo intendere per amore. Dobbiamo fare tutti quei piccoli passi che insieme portano una maggiore parità, ma sostanziale. No, paura che il matrimonio non c'entri tantissimo in questo caso. Se fossimo negli anni 50 direi sicuramente sì, perché purtroppo, e non dimentichiamolo, veniamo da una cultura in Italia in cui negli anni 50, pur dopo la monarchia, pur dopo il fascismo, la nostra Costituzione considerava legale battere la moglie disubbidiente. Quindi voi capite che dobbiamo fare tanto, tanto lavoro culturale, perché
è veramente dietro l'angolo, dietro le spalle, una condizione che addirittura legittimava prendere a botte la moglie. Per fortuna non c'è più, quindi forse non lo so, però non so se non mi sento saggia su questo. Anch'io non ho una risposta chiara al riguardo. Quello che posso dire è che, prendendo in considerazione anche il mio ambito di studi arabo, dove la religione in molte società ha ancora una grande importanza, il fatto che le relazioni tra generi siano così normate da qualcosa di ufficiale che è il contratto matrimoniale, questo mi fa dire che in quel senso lì, quando il matrimonio è una cosa molto normata, con dei ruoli di genere molto scritti in modo molto chiaro, allora a quel punto mi verrebbe da dire il matrimonio potrebbe favorire situazioni di violenza. Però, come dice Giovanna, è la cultura più in generale. Mi è capitato anche di trovare dei collegamenti tra l'autoritarismo, il patriarcato e la violenza di genere. Queste cose apparentemente così lontane potrebbero essere avvicinate proprio perché tutte e tre si basano sull'idea di una guida, diciamo, sia essa la guida capo di Stato che la guida in famiglia, che la guida religiosa, per esempio. Qui c'è un problema di fondo che è questo normare in modo esagerato, in modo estremista certe situazioni. Questo, secondo me, può aprire la strada, anzi apre la strada molto spesso alla violenza. Grazie mille. Infatti, oltre a ringraziare Lisa e Giovanna, vorrei ringraziare l'associazione Tremembè con Flavia, Laura e Armando, Acoma Collective con Cindy e Stefania, e principalmente i giornalisti junior che hanno dato voce alla nostra generazione e hanno reso possibile il coinvolgimento di un pubblico misto di età diverse. Con noi Giulia dal Brasile, Esther da Capoverde, Susanna dalla Cina, Andrea e Lorenzo da Bolzano. Non so se siano tutti presenti, ma se volete potete fare un saluto. Abbiamo Andrea. Non so se ci sono tutti, ma abbiamo sicuramente Andrea. Andrea, sì. Vuoi salutare ancora? Ormai sei diventato un... Beh, ringrazio anch'io il collettivo Acoma e l'associazione Tremembè di Trento per averci dato la possibilità di fare queste interviste e per aver fatto fare queste interviste appunto abbastanza impegnative su argomenti non troppo semplici appunto a noi giovani. E ringrazio ancora per questa possibilità che ci avete dato. Io desidero ringraziare l'associazione Tremembè, naturalmente tutti coloro che hanno organizzato, ma soprattutto questi giornalisti e queste giornaliste in erba, perché veramente sia nel primo appuntamento che ho seguito che in questo appuntamento qui siete, per la vostra serietà e professionalità, veramente mi avete stupito. Quindi complimenti, è stato un piacere essere intervistate da voi, non avrei voluto nessun altro.
Non posso che unirmi a questo applauso, davvero. Non c'è stato nulla di banale in questo scambio. Ho imparato tantissimo. È stato un momento di educazione per me. Spero ce ne siano altri, quindi grazie. Grazie a voi. Adesso passerei la parola a Flavia. Eccomi. Va bene, ciao e ciao a tutte e a tutti. Comincio anch'io con i ringraziamenti e parto a dire grazie a Giovanna, a Lisa, amiche carissime, ospiti naturalmente di pregio, appassionate di studi di genere, studiose naturalmente di femminismi e dell'uso in particolare di un linguaggio sessuale. Abbiamo ascoltato in questa serata parole intense, parole profonde, inclusive, per dire l'importanza del rispetto reciproco e per dire la necessità di un cambiamento se vogliamo vivere in un mondo migliore. Contiamo sui giovani, naturalmente, sulle giovani. Un doppio grazie a te, Sofia, per questa conduzione davvero straordinaria. Hai saputo stimolare, punzecchiare, dialogare con le ospiti presenti. Ti chiedo un impegno, anzi ti assegno un compito, per dirla in un linguaggio scolastico, e anzi lo chiedo anche agli altri presentatori e presentatrici presenti, se ci stanno ascoltando. Contagiate, contaminate se potete con queste pillole di saggezza, con quei dialoghi, discorsi, insomma, che maggiormente vi hanno colpito, le vostre compagne, i vostri compagni, parenti, amici, vicini di casa. È importante, perché il sapere si costruisce nel dialogo, nella conversazione, il sapere individuale diventa così un sapere collettivo, e questo è un compito importante e interessante. Da parte dell'associazione 3MB, grazie di cuore, con affetto e stima, a Laura, Gabriella, Silvia, Giovanna, Lisa, Michele, Flavio e Vincenzo, alle presentatrici e ai presentatori Giulia, Susanna, Esther, Sofia, Lorenzo e Andrea. Tutti sono intervenuti gratuitamente, donandoci il loro tempo, il loro sapere, con spirito, per il puro spirito di militanza, per trascorrere con noi un'oretta insieme, per condividere buone prassi. Grazie, grazie e ancora grazie. Stefania, un grazie anche a te per la progettazione e la conduzione, un grazie a Cindy per la direzione artistica e all'associazione ACOM, al Forum Trentino per la Pace per il contributo. Abbiamo preparato in chiusura un piccolo segno di riconoscenza, perché vi rimanga un ricordo di questi incontri, un piccolo attestato che poi Stefania vi mostrerà. Io vi saluto, vi abbraccio caramente, davvero grazie da parte dell'associazione 3MB, buona vita a tutti e a tutti. Ecco, sì, abbiamo preparato i vostri attestati di partecipazione ai giornalisti junior. Scusatemi, ovviamente dovete considerare che è molto più difficile farlo, molto più semplice farlo dal vivo, no? Che dare i certificati online. Ma comunque cercheremo di farveli avere. Andrea Paiusco, abbiamo visto il tuo certificato, Esther Cardoso. Scusate, ho un po' di difficoltà. Comunque ci sono tutti i nomi, e ve li ricapiteremo, insomma, a casa o per email, insomma, adesso vediamo. Ecco, aspetta che sì, giornalisti Giulia, Lorenzo Baduino,
Sofia Lima, grazie per aver partecipato e dato la tua voce a Pillole di Saggezza. E a Susanna Hu, anche lei, grazie per aver partecipato e dato la tua voce a Pillole di Saggezza. Poi lo firmeremo e ve lo manderemo. Ringraziamo anche, ovviamente, non possiamo più dire sagge, mi taccio su questo. Noi avevamo pensato alla saggezza pensando a Socrate, no? A quest'idea di costruire insieme la saggezza attraverso il dialogo. Ma è giusto questionare il nostro linguaggio sempre, e questa è stata la bellezza di questi incontri. E io direi che possiamo chiudere, Flavia, vero? Certo, assolutamente. Un grande abbraccio a tutti e a tutte. Abbraccio a tutti. Saluti a Cindy, che oggi purtroppo non ha potuto partecipare. Ciao, perché Cindy. Non stava bene. Ciao, ciao Cindy. Va ciao, bene. Ciao, grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie ancora. Arrivederci. Ciao, grazie.